Ma se voi foste la mia classe, con tutti questi strumenti che avete, Alfredo non sarebbe l'unico ad aver cercato la risposta. E sarebbe nata una discussione. E io forse non sarei andato avanti a mostrare altri filmati, perché avrei potuto pensare che la discussione su questo, sulla ricerca che lui ha fatto, era così importante da decidere di riformulare i tempi della mia programmazione. E perché è così importante? Non per il contenuto, perché poi la risposta in sé, voglio dire, ci sono tante occasioni di trovare, di porre una domanda e formulare una risposta, ma è importante per un altro motivo, perché lui mi ha interrotto, ha detto io ho trovato la soluzione e quindi lui si è posto sul mio stesso piano. Allora io voglio valorizzare questo momento in classe e quindi dico, mi interrompo e dico Alfredo, che cosa hai trovato? Ma allora ci sarà, come ti chiami lì dietro, Alfredo, un po' con i capelli lunghi, gli occhiali? Elena. Ma allora ci sarà Elena che dice, se l'ha fatto Alfredo lo faccio anch'io, anch'io ho trovato una risposta, ma non ho guardato Wikipedia, ho guardato un'altra cosa e dice questo. Allora lui che è uno, lo si vede anche dei capelli eccetera, tutto intrippato per queste cose qua, dice, ma che cazzo, questa è la risposta, e nasce una discussione. E io come insegnante decido, guardate che cosa vi dico, decido che è più importante la discussione, cioè il modo con cui si sta a scuola, che il contenuto che si sta affrontando. Guardate cosa vi dico. Vi dico che è più importante il modo, cioè il fatto che sorga questa relazione, che non il contenuto, cioè il programma. E vi dico che è molto più importante concludere questa discussione che andare avanti nella spiegazione. Perché? Perché oggi abbiamo anche questo strumento che mi consente di poter dire, ok, è suonata la campana, fermi tutti. Avevamo in programma di vedere altri due filmatini, guardateli, queste sono le indicazioni. Mi raccogliete le vostre impressioni e ne discutiamo la volta prossima. Mi dà l'opportunità di dare qualche cosa da fare di attivo agli studenti a casa, che non è la decisione dell'insegnante di assegnare un compito, ma che è considerato da loro come il frutto naturale, la conseguenza normale di un rapporto che si è generato in classe e che loro, vivendo come normale, lo faranno. Quindi, mentre io penso che il mio programma di insegnamento sia ridotto perché lascio troppo spazio a questi strumenti, quindi ai meccanismi che generano in classe, in realtà io determino un incentivo formidabile negli studenti a lavorare a casa, a lavorare altrove, dovunque loro desiderano, perché, ripeto, strumenti mobili sempre connessi, per trovare le informazioni, raccoglierle, esporle, discutere, eccetera. E contrariamente a quello che potevo immaginare all'inizio, mi ritroverò a fine anno con una mole di lavoro straordinaria, veramente straordinaria.